È la seconda giornata dell'incontro in Vaticano sulla protezione dei minori nella Chiesa. Presenti Papa Francesco e i capi degli episcopati di tutto il mondo e i rappresentanti degli ordini religiosi maschili e femminili. La Chiesa non vive in un mondo a sé, vive nel mondo e con il mondo. Coloro che si macchiano di comportamenti criminali devono essere giudicati dalle autorità civili per quel comportamento. La Chiesa, pur non fungendo da polizia di Stato, riconosce l'autorità legittima dello Stato e della legge civile. Sono le parole dell'arcivescovo di Mumbai, Oswald Gracias. Nessun vescovo può dire a se stesso, continua l'arcivescovo, che il problema degli abusi nella Chiesa non mi riguardano. Perché da me, ad esempio, le cose funzionano in un altro modo. Nessuno è autorizzato a dire che è un problema di quel paese e non il suo, come in USA o in Australia. Non è così, fratelli e sorelle. Oso dire che questi casi riguardano tutto il mondo e riguardano noi stessi. Nel consesso ha preso la parola anche l'arcivescovo di Chicago, Joseph Kupich. La denuncia di un reato non dovrebbe essere impedita da una forma di segreto ufficiale o da regole di segretezza in sé. Nessuno dovrebbe essere discriminato o deve rivalersi contro qualcun altro perché questi decide di denunciare un vescovo alle autorità ecclesiastiche. Ma la testimonianza più sorprendente è stata quella di un'ex suora, vittima a sua volta di abusi da parte di altre suore. Come saprete, molta dell'attenzione è stata riversata sugli abusi perpetrati sulle suore dal clero. E questa è una cosa buona, giunta a ritardo, scioccante, allarmante, ma buona. Ma dobbiamo ancora vedere la luce sulle migliaia di sopravvissuti che sono stati abusati dalle suore. Buongiorno, come stanno andando?